Argentera, in provincia di Torino, conserva diversi angoli di rara bellezza. Uno di questi è rappresentato dal suggestivo itinerario che dal fondo della valle sale verso il Colle Mait. Arrivati alla casermetta 23, una deviazione consente di arrivare a dei suggestivi pianori che ospitano i laghi della Fionière. È un luogo incantevole, ricco di atmosfere, di ambienti delicati. Accanto alla vegetazione tipica delle zone umide, un occhio attento può notare i resti di calcestruzzo, i frammenti di ferro, il filo spinato steso a terra. Tutti segni che ci ricordano la presenza, un tempo, dei militari e la vicinanza del confine con la Francia. Oggi questi luoghi continuano a essere presidiati. Osservando le creste e le vecchie opere militari difensive, non è raro scorgere le nuove vedette. Sono gli stambecchi. I cambiamenti climatici in atto, tuttavia, ci fanno guardare con apprensione questi habitat sempre più fragili e i suoi abitanti sempre più a rischio. Poco lontano, qualche centinaio di metri più in basso, scopriamo un'altra zona che attira la nostra attenzione e per addentrarci nei suoi segreti abbiamo incontrato un professionista della natura che insieme ad altri la studia e cerca di preservarla. In Valle Argentera i laghi della Fionière non sono l'unico ambiente fragile che merita di essere conservato, ma poco a valle dei laghi esiste un'altra area in cui sono presenti numerosi ambienti degni di nota che hanno anche destato l'interesse della comunità europea, che ha deciso di stabilire in quest'area una zona speciale di conservazione. La zona speciale di conservazione, che è chiamata della Valle della Ripa, che si trova appunto in Valle Argentera, occupa una porzione del fondovalle lungo il corso del torrente Ripa e una parte del versante orografico sinistro della valle. Quest'area è stata inserita nella rete di aree protette chiamata Rete Natura 2000 perché ospita alcuni ambienti di interesse comunitario, come ad esempio le laricete, gli arbusteti di rododendro e mirtilli, e lungo il corso del torrente anche gli arbusteti Americaria germanica. Soprattutto la zona di fondovalle, dove insiste questa zona speciale di conservazione, è una zona molto frequentata da escursionisti e turisti, ma molti di essi non sono consapevoli del fatto di trovarsi all'interno di un'area protetta. Per questo motivo occorre spiegare un po' che cos'è una ZSC e quali sono le regole che occorre rispettare quando la si frequenta. Nel 1992 l'Unione Europea ha fatto un grande passo dal punto di vista della tutela dell'ambiente di tutti gli Stati membri, promulgando quella che viene chiamata Direttiva Habitat. Questa è una legge a tutti gli effetti che vincola tutti gli Stati membri, tra cui anche l'Italia, ad istituire una rete ecologica chiamata Rete Natura 2000, che consiste nell'individuazione di
una serie di aree protette, le ZSC, le zone speciali di conservazione, appunto, dove sono presenti degli habitat e delle specie che meritano protezione, i cosiddetti habitat e specie di interesse comunitario. L'aspetto da sottolineare quando si parla della direttiva Habitat è che per la prima volta è stata sviluppata una normativa che non prevede solo la protezione delle singole specie animali o vegetali come era in precedenza, ma è stata introdotta anche la protezione dei loro ambienti e di altri ambienti che sono piuttosto rari e minacciati in Europa. Siti che sono stati identificati come zona speciale di conservazione. Gli habitat delle specie sono molti, per chi fosse interessato esiste la possibilità di consultare gli elenchi completi di queste specie che sono allegati alla direttiva Habitat e lo si può fare abbastanza semplicemente consultando i siti internet istituzionali a partire dal Ministero dell'Ambiente, Regione Piemonte oppure anche il sito del Parco delle Alpi Cozie. Per concludere, non ci resta che visitare le zone speciali di conservazione che sono presenti sul nostro territorio, tenendo sempre presente che in questi luoghi, come negli altri ambienti naturali, siamo ospiti. Quindi il nostro comportamento dovrà essere adeguato a mantenere uno stato di conservazione soddisfacente degli ambienti e delle specie di interesse comunitario e non solo, che incontriamo e che frequentiamo con le nostre passeggiate.